dei fatti, anche perché non mancano mai gli argomenti. Vi posso raccontare quello che è successo oggi. Qui tra di voi c'è anche una persona che lavora al guardaroba della Camera e quindi lei sa perfettamente quello di cui sto per parlare. Io spesso racconto la storiella dei trolley, che è una storiella vera, che se qualcuno non sa ve la riracconto, ma è vero. I risultati che otteniamo come opposizione, sì, le foto, sì, lo allontanate quello per forza. I risultati che otteniamo come opposizione li otteniamo esclusivamente con l'arma del ricatto. Ovvero, generalmente il giovedì qualcuno di noi va di fronte al guardaroba della Camera e vede quanti trolley ci sono. Più trolley ci sono, più deputati sono pronti per partire e andarsene in vacanza nelle loro spa. Il venerdì, il sabato e domenica. È in quel momento che, quando ci sono tanti trolley, il nostro emissario ci telefona, noi stiamo dentro l'aula, ci dice la parola in codice, la frase in codice, ci sono i trolley. Noi si va dal delegato d'aula del PD, Ettore Rosato, e si dice, noi facciamo ostruzionismo a questo decreto, tanto ormai arrivano solo decreti, il Parlamento non lavora, la Boldrini non l'ha mai messo in condizioni di lavorare, arrivano solamente decreti, poi vi parlerò dell'abuso della decretazione d'urgenza che è incostituzionale e che intasano totalmente il lavoro parlamentare. Noi quindi andiamo da questo Rosato e gli diciamo, noi ci opponiamo, facciamo ostruzionismo. E questo sbianca perché sa che i suoi deputati erano pronti a partire e ci dice, quanti giorni avete intenzione di fare ostruzionismo? 4, giovedì, venerdì, sabato e domenica. E lui sbianca ancora di più e ci dice, iniziate. Noi siamo giovani, la nostra età media è 28 anni, io ne ho 35, mi chiamano il saggio. Loro no, qualcuno ha anche dei problemi di prostata, per cui si inizia a fare ostruzionismo. Dopo un'ora, due ore, tre ore questi circondano Rosato in vendoli e lui a un certo punto costretto viene da noi e ci dice che cosa volete in cambio. Questi, e noi abbiamo già pronta la lista degli emendamenti, questi 12 emendamenti, no, 12 sono troppi, 7, no, 8, 9, questo è il Parlamento italiano, il mercato del pesce, e alla fine otteniamo dei risultati, ovvero degli emendamenti, grazie a questo sistema, ve ne racconto tre. Abbiamo ottenuto l'emendamento Fraccaro perché dà la possibilità a tutti gli enti pubblici e alla pubblica amministrazione di recedere i contratti di affitto d'oro con palazzinari privati, questo l'ha ottenuto il Movimento 5 Stelle, non con il dialogo, la gente dice però parlate con quelli PD, io ci parlo tutti i giorni, cioè, anzi ci parlavo, ormai non c'è più dialogo, perché se loro non ascoltano minimamente le tue idee ma attuano esclusivamente per far sì che il Movimento 5 Stelle non raggiunga nessun risultato, noi dobbiamo utilizzare l'arma del ricatto. Se oggi c'è la possibilità per la pubblica amministrazione di recedere un contratto eccessivamente oneroso dal punto di vista economico, è grazie a questo sistema, grazie all'emendamento Fraccaro. Ho altri due emendamenti a prima firma Fantinati, un mio collega della Commissione Attività Produttive, uno che congela, cioè sì, praticamente, qual è il termine? Congela, come si dice Roberta? Compensa le cartelle esattoriali di Equitalia a tutte quelle aziende che vantano un credito nei confronti dello Stato, cioè se lo Stato mi deve 10, io devo 10 ad Equitalia, se permettete pareggiamo, non è che io do 10 ad Equitalia aspettando le calende greche che lo Stato mi ridà i soldi a mia impresa, no, si pareggia. Un altro emendamento fa sì che l'azienda che ottiene un finanziamento pubblico, quindi dei quattrini statali, quattrini pubblici, se delocalizza, se va a produrre in Bulgaria, al di fuori dell'Unione Europea, li restituisce, cosa logica perché sono soldi nostri, produci in Italia. Ecco, questi emendamenti sappiate che li abbiamo ottenuti esclusivamente con l'arma del ricatto, con l'arma dell'ostruzionismo dei trolli e con Rosato che a un certo punto ci dice che cosa volete. Oggi è successa in pratica la stessa cosa, anche se non abbiamo i giorni a disposizione, c'è un decreto incostituzionale che è arrivato oggi in aula, che si chiama il decreto emergenza abitativa trattino Expo 2015, già questo vi deve far capire l'abuso incostituzionale della decretazione di urgenza. Questo lo devono sapere tutti, il Parlamento è l'organo legislativo, cioè le leggi le fanno i parlamentari della Repubblica, il governo ha il potere esecutivo, però in condizione di urgenza può legiferare. Che significa di urgenza? Che c'è un terremoto, l'iter parlamentare sarebbe troppo lungo per tirare fuori delle leggi e il governo immediatamente legifera, tira fuori un decreto legge per risolvere una determinata questione che è urgente. Ma lo strumento del decreto legge, appunto, che è normato dalla Costituzione, deve essere utilizzato
solo quando c'è urgenza, il decreto deve essere, lo dice la Costituzione, omogeneo, cioè deve riguardare un'unica tematica, perché il parlamentare che lo converte in legge o non lo converte in legge deve avere il diritto di capirlo totalmente e di votare a seconda coscienza sì o no. In Parlamento arrivano decreti come il decreto sul femminicidio che però nascondono delle norme per dare soldi al TAV oppure per fare un condono edilizio. Io posso essere, posso lottare contro il femminicidio, quindi vorrei magari votare a favore di questo decreto, ma non posso votare a favore di questo decreto perché questo decreto riguarda pure il TAV e noi siamo contro il TAV. Vedete qual è il ricatto? Poi magari votiamo contro questo decreto e i giornali di regime scrivono: il Movimento 5 Stelle è a favore del femminicidio. Vedete com'è il meccanismo del ricatto? Stessa cosa, emergenza abitativa, quindi una cosa di là che non lo risolve per niente e Roberta Lombardi è molto più esperta di me al riguardo. Ma il problema è che ci metti di fianco l'Expo. Quindi noi siamo contrari all'Expo da sempre, abbiamo fatto anche un Expo Tour qualche settimana fa. Tra l'altro dovunque andiamo portiamo sfiga, succede questo. Siamo andati dall'Expo, appena usciamo fuori dall'Expo li arrestano tutti, una retata li seppellirà. L'ingegner Pari, a un certo punto io entro all'Expo, si avvicina un tizio che ci ha fatto da cicerone, tale ingegner Paris ci spiega: qui sorgerà il padiglione cinese, qui il padiglione americano, solo cemento. Al che io gli dico: grazie per, insomma, abbiamo visto questo cemento, però mi può parlare un po' dell'infiltrazione dell'andrangheta, della corruzione? No, io non ne so nulla, l'hanno arrestato 4 giorni fa il nostro cicerone. Sì. Così funziona sempre. Andiamo a Messina a fare una agora pubblica, parliamo di corruzione, il giorno dopo la magistratura chiede l'arresto di Francantonio Genovese che ieri abbiamo votato. Vi dicevo, emergenza abitativa Expo, tra l'altro il governo tira fuori altri 25 milioni di euro e le per darli all'Expo, e le coperture, pensate, sono trovate, le ha trovate in fondi di finanziamento per la stabilizzazione, quindi per rendere, come dire, per combattere il precariato, per fare nuove assunzioni di settori quali polizia e vigili del fuoco. Cioè toglie 25 milioni di euro alla polizia e vigili del fuoco e li dà all'Expo. Cioè tolgono soldi alla polizia e li danno ai ladri. Di questo si tratta, questo? Allora io parlamentare ho il diritto o no di votare secondo coscienza sì o no un decreto che riguarda l'emergenza abitativa senza avere il ricatto dell'Expo? Vedete come funziona? Vedete, è incredibile il meccanismo, ma è così. Oggi è arrivato questo decreto, noi ci siamo opposti, è bastato esclusivamente dire noi ci opporremo a fare ostruzionismo per creare il panico nel Partito Democratico e si sono tutti avvicinati. Poi hanno pensato: questi non hanno i numeri, tanto ora mettiamo la fiducia, e se ne sono tutti andati. Oggi è venerdì, hanno praticamente abbandonato il Parlamento. Noi l'abbiamo capito, che erano pochi, perché li vedi che erano davvero 4 gatti, per cui quando si è votato, perché noi stavamo facendo la discussione generale, la discussione generale è quella fase in cui prima di votare un decreto si discute senza votare, cioè ogni gruppo parlamentare ha a disposizione dei minuti, ognuno si può iscrivere. Noi per fare ostruzionismo ci eravamo iscritti tutti, non 104 ma 70 e qualcosa, perché 24 la Boldrini li ha cacciati, sono fuori dal Parlamento per i fatti del TAP. Rosato, il deputato del PD, ha chiesto: votiamo per tagliare la discussione generale. Lo può fare a norma di regolamento, in quel caso non è la ghigliottina, è un'altra pratica. Si vota per tagliare la discussione generale, in quel caso vota l'Aula, ma l'Aula può prendere delle decisioni solo se c'è il numero legale. Noi ci siamo contati, siamo usciti dall'Aula, lasciando da soli quei deputati del PD e della nuova truffa a destra, questo nuovo partito che però non c'era nessuno. E non c'era il numero legale, sbiancano, e il deputato capogruppo del PD Speranzi, ho visto nei miei occhi, ha sbattuto i pugni sul tavolo, forse ha pensato al nostro slogan, i pugni sul tavolo, e ha pensato che si potesse vincerli, ha sbattuto e si è molto arrabbiato, è andata così. Ci hanno riprovato un'ora dopo e per 17 voti mancava il numero legale. Ci hanno riprovato un'ora dopo e per 10 voti mancava il numero legale. Al che io ho detto che il PD di legale in aula non ha più nemmeno il numero. E grazie a questo la notizia è uscita. Se c'è qualcuno che dice Grillo urla,
queste persone utilizzano il turpiloquio. Forse è vero, alle volte forse abbiamo anche un po' ecceduto in determinazione, alle volte secondo me siamo anche stati fin troppo moderati quando tu vedi la mafia negli occhi tutti i giorni, tutti i giorni. Ciò nonostante vi dico che non usciva mai la notizia del fatto che per tre volte il governo era andato sotto, e questo politicamente è rilevante, significa che non c'è più una maggioranza in aula, cioè che il premier Renzi, che si vanta di tenere il gruppo in mano, in realtà non lo tiene in mano, perché se nessuno parla, se nessuno controlla, i deputati del PD stavano tutti in vacanza oppure anche nelle loro attività elettorali. Anche noi facciamo delle attività di piazza di Agorà, però le facciamo alle 10 di sera quando smettiamo di lavorare. Così è andata. Io sono uscito dalla camera alle 8:15, sono corso a casa, mi sono docciato, mi sono messo elegante per piazza Sempione e sono venuto. Ti ho detto? Piazza Sempione. Io sono di Roma, ho sbagliato, scusa. Non so di Montesano, questa è terra, è zona della Lombardia e di Marcello, è zona di Roberta questa, non è zona mia, io sono di Vigna Clara, la Beverly Hills di Roma Nord, sono pariolino, no, sono Vigna Clarino, per ora vivo a Prati, non va bene? Che volete? Ma che è Montesano? Sto benissimo. Allora, avete capito il meccanismo? Oggi ho scritto il governo del fare sega, che forse è una parola, qualcuno, è brutta parola, ok, però se non utilizzo questa parola, il governo del fare sega o delle battute o l'ironia, non escono le notizie e nessuno saprebbe in Italia che oggi il governo è andato tre volte sotto sul numero legale, cioè i deputati del PD non stavano a lavorare se dovevano lavorare. Lo vedete quanto è importante purtroppo alle volte anche un po' alzare i toni? Oggi ho fatto molte battute, ero, come dire, in forma, ho detto dopo che erano andati sotto, Rosato ha chiamato la Boschi, che è venuta, il ministro, in aula, tutti intorno a Rosato, e è scattato il messaggino, i telefoni, tutti hanno preso questi telefoni e chiamavano i deputati del PD, correte in aula, non ce l'hanno fatta, però li chiamavano, dicono che molte telefonate erano indirizzate a Beirut, in Libano, eh sì, dicono, esatto, 1500 euro di telefono ho già speso Rosato. Anche a me è venuto in mente di dire, hanno chiamato anche Francantonio Genovese, ma non ha risposto Francantonio, il deputato ieri del PD che hanno arrestato, anzi si è costituito, perché ci sono tra le file del PD davvero dei padri costituenti che si costituiscono. Se io non avessi utilizzato qualche battuta, Carlo Sibilia, se Beppe Grillo non avesse utilizzato spesso il tentativo di riforma piduista della Costituzione, nessuno sarebbe stato avvertito, cioè l'informazione non vi avrebbe informato. Lo capite perché spesso noi, consci delle conseguenze che possiamo anche affrontare, che affronteremo quando pensiamo a una determinata azione, la facciamo ugualmente, perché l'alternativa è il fatto che non ci sia informazione da parte dei cittadini e crediamo che per prima cosa un popolo informato è un popolo che sa. C'è un'altra batteria qua, se no un altro microfono. Capite? Il giorno che siamo saliti sul tetto non è che lo abbiamo fatto a cuore leggero, abbiamo pensato che succederà, non sapevamo nulla, ci arrestano, non ci potevano arrestare, però ci siamo anche fatti queste domande, anche perché nessun deputato nella storia della Repubblica Italiana era mai salito sul tetto, mai. Nessun Parlamento nella storia della Repubblica Italiana aveva mai votato a favore dell'arresto di un deputato accusato di reati contro la pubblica amministrazione. Questo è successo per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana ieri. Secondo voi è successo grazie a Renzi o è grazie a un'opposizione intransigente? Oggi per la prima volta un governo è andato sotto tre volte di fila su un numero legale, significa che c'è un'opposizione lì che si oppone, che non fa giochetti di maggioranza, che non si mette d'accordo. Per questo ci odiano, perché non ci mettiamo mai d'accordo, può essere giusto o sbagliato, qualcuno può dire vi dovete mettere d'accordo col PD e Forza Italia. Noi diciamo, se vi volete mettere d'accordo col PD e Forza Italia, votate il PD e Forza Italia, non votate il Movimento 5 Stelle. Noi non ci metteremo mai d'accordo con loro, mai, mai. Mai significa mai, perché questi, e fatevene una ragione, soprattutto coloro che pensano che esista ancora la sinistra in Italia, noi forse incarniamo alcuni valori di sinistra, forse anche dei valori di destra, anche se io gliel'ho detto all'annunziata, cioè non volere i condannati in Parlamento non è di destra e di sinistra, voler tornare dall'Afghanistan che ci costa 2,6 milioni di euro al giorno non è di destra e di sinistra, oppure non condonare 98 miliardi di euro delle slot machine non è di destra e sinistra, è di uno stato logico, normale, cioè bisogna anche andare un po' oltre certe ideologie che spesso
spesso ci fanno pensare per partito preso. Questo è il problema. Riflettiamo e ragioniamo per partito preso. Fateci caso, a noi ci danno dei nazisti, dei fascisti, ma anche degli anarchici, anche dei comunisti, anche dei bolscevichi. È strano. Che cosa siamo? Siamo un popolo organizzato, informato, che fa centinaia di agorà come oggi. Non le facciamo oggi perché si va alle elezioni europee. Forse c'è più gente perché andiamo alle elezioni europee amministrative da qualche parte, ma noi è un anno e mezzo che giriamo tutti fine settimana e che rinunciamo anche spesso a rapporti familiari o sentimentali per stare sempre a raccontare quello che facciamo senza scorte, senza, no, perché c'è un palchetto, perché sennò senza neanche un minimo di intermediari, senza neanche un palchetto. Lo facciamo sempre perché si vede dalla faccia, ci crediamo fermamente. Crediamo fermamente che andremo al governo, che oggi tra di noi ci sono i futuri parlamentari, i futuri ministri, i futuri sottosegretari di un governo. E guardate che circola, sarà vero, sarà falso, appena si avvicina uno di Forza Italia, non è che io tendo a crederli, tendo sempre a non credermi, però lo ascolto anche, e circolano dei sondaggi in Forza Italia molto particolari. È reato divulgarli, per cui non posso dirvi nulla, ma vi dico che sono dei sondaggi piuttosto particolari, cioè che sembra che siamo molto molto alti. Qualora il movimento vincesse le elezioni europee, avremo un potere contrattuale di pretendere lo scioglimento delle Camere da Napolitano e di indire nuove elezioni. Loro, già ve lo dico, risponderanno così: le elezioni europee non hanno nulla a che vedere con la politica italiana. Lo diranno sicuro. Poi tu ti domandi, allora perché la Moretti, le PCR, no, queste santanché dei poveri, vanno in televisione a parlare di elezioni europee? No, di 80 euro. Tra l'altro gli 80 euro entrano in un modo e non a tutti, e escono in un altro con l'aumento delle accise sulla benzina. Questo è il gioco delle tre carte, con l'aumento dei riscaldamenti, con l'aumento della TASI che c'è in tantissimi comuni. A Roma si pagherà, ogni cittadino romano pagherà quanto per cielo? 100 euro di più a testa di tasse, 100 euro di più. Vedete com'è il meccanismo, purtroppo balordo? Ti infinocchiano con una cosa. Achille Lauro un tempo lo faceva, ti dava una scarpa e poi ti diceva: se mi voti ti do l'altra scarpa. Questo è un po' il meccanismo del voto di scambio. Comunque, se questi 80 euro venissero da un taglio degli stipendi dei parlamentari o degli F-35 andrebbe benissimo, ma se vengono sempre da soldi nostri non ci sta bene. Ma fateci caso, parlano esclusivamente di politica nazionale in TV queste amazzoni del Partito Democratico. Diranno questo: le elezioni europee non c'entrano nulla, e si trincereranno ancora di più con la scusa del dobbiamo fare di fretta, dobbiamo fare le riforme costituzionali. Forse vorranno fare una riforma e ci diranno: si può andare al voto tra 30 anni, perché questo fanno, io li vedo in faccia, sono capaci di fare tutto, fidatevi di fare tutto, anche di fare brogli. Per quello vi chiediamo di darci una mano e di andare qui in quel banchetto a mettervi a disposizione come rappresentanti di lista, perché quando un sistema è al collasso, pur di mantenersi in vita, è capace di fare tutto. Preparatevi a tutto, arriveranno dossier su di noi, magari qualcuno più visibile, già succede, ci seguono per strada, già succede, noi dobbiamo stare attenti anche a questo, già succede. Io spesso mi giro e noto che c'è un fotografo anche sotto casa mia, succede. Non è una vita facile, ma abbiamo deciso di farla perché siamo coscienti di andare al governo. Però dateci una mano. Qua non vi chiediamo il voto promettendovi qualcosa, vi stiamo dicendo che assieme ce la facciamo, che il sistema ha paura. Perché oggi, per non far mancare il numero legale, è arrivato anche Cicchitto, l'hanno chiamato, l'hanno svegliato dal torpore. Pie veloce l'ho chiamato, che il Cicchitto a piedi piatti, non so se l'avete mai visto. E camminava così tipo foca, e è entrato velocemente, era incazzato, noi grillini, dice: guarda, sti grillini ci hanno fatto mancare il numero legale. No, noi, è la maggioranza che deve esserci in aula, è compito loro mantenere la maggioranza, appunto il numero legale per i loro provvedimenti, questa è la logica. Però attaccano il Movimento 5 Stelle che è uscito dall'aula. Vi ricordo che alla Camera, grazie al premio di maggioranza incostituzionale del Porcellum, la maggioranza, quindi il PD, ha una enorme maggioranza assieme a Nuovo Centrodestra e a quello che resta di sciolto civica, così la chiamiamo perché qualcuno ha visto Monti. Ma vi rendete conto che è tutto comunicazione? Monti,
La sorella di una mia amica ha votato Monti. Mi piacerebbe sapere che fine ha fatto Monti, perché ha in Senato al 98,8% di assenze. Non si sente più da nessuna parte. Era l'uomo che saliva in politica. Vi ricordate quanto la stampa l'ha pompato? Io stavo all'estero, aprivo le pagine dei giornali, Monti accarezza il cane, Monti c'ha il Loden, Monti parla francese, tutti con Monti. Ci ha rovinato Monti ed è sparito. È la stessa cosa con Renzi, i primi mesi una riforma al mese, ve lo ricordate? E tutti lì giornali, che bravo Renzi, una riforma al mese. Mi dite una cosa che è passata del governo Renzi? L'Italicum, considerati i risultati che avrà il 5 Stelle alle elezioni europee, è già morto, cioè già morto, e infatti non è passato al Senato. Perché al Senato non è passato, come sapete la nostra Costituzione prevede che una legge passa solo ci sono due letture, senza modifiche tra l'altro, alla Camera, al Senato non è arrivato, eppure se lo sono venduto come fatta la legge elettorale. Quella legge non ci sarà mai, quella legge è stata fatta per fregare il Movimento 5 Stelle, con l'ottica c'è un bipolarismo tra Partito Democratico e Forza Italia, chi vince vince, tanto l'essenziale è che andiamo sopra noi, questo è il meccanismo. Però è arrivato il terzo incomodo, quello che gli rovina qualsiasi piano. Dal piccolo, e forse il primo incomodo, io sono convinto che sfonderemo quota 30%, però vedremo. Dal piccolo, cioè da oggi che si fanno pure queste marachelle, cioè a un certo punto scesi noi via WhatsApp, abbiamo i cellulari, ci mandiamo messaggi, tutti fuori dall'aula, velocemente, quelli sono pachidermici, non riescono appunto neanche a starci dietro, perché di questo si tratta, credetemi. Oppure da grandi cose, cioè le agorà, l'aver avvicinato milioni di persone alla politica. A me scrivono persone dicendo non mi ero mai interessato alla politica e oggi me ne sto interessando, e questa è la vittoria. Poi votassero chi vogliono, votassero Ideologia e Libertà, Fratelli d'Italia che è uguale al PDL, che è uguale al Nuovo Centrodestra, uguale al PD, che è uguale a SER, votate quello che volete, ma il fatto che tanti cittadini si riniziano a appassionare alla politica e oggi siamo così tanti a Piazza Sempione, a quartiere Terzo Municipio, qui a Nomentano, giusto? È già una vittoria incredibile, giusto? Come una vittoria incredibile che prima Andrea Staff mi ha chiesto, posso dire due parole? Vieni, il microfono a tua disposizione, sale su e parla e ci dice quello che vuole. Io dico sempre che se sono delle cose da querela non c'è problema, le ripeto io perché ho l'immunità. Io, perché io sono casta, voi no, io sì. Giusto, sono casta. Sto scherzando, forse. Andrea Staffa, chi abita qui mi conosce, sono 50 anni che abito in questo quartiere, sono lieto di essere qui con voi questa sera. E vi dico solo una cosa, una serie di ragazzi in gamba che stanno combattendo per il nostro futuro, per questi ragazzi, per i nostri figli. Io non mi ero mai occupato di politica fino al 2007, poi a un certo punto davanti ho ritrovato l'amico Dario Tamburrano, compagno di battaglia, Dario Tamburrano con cui ci siamo ritrovati per strada. E chi sta a Talenti si ricorda quando inaugurata Porta di Roma non riuscivamo più neanche a passare nel quartiere perché non c'erano le strade. Chi se lo ricorda che non si riusciva più a entrare dentro Talenti? Le prime manifestazioni sono partite lì, una battaglia di una città. Eravamo qualche giorno fa qua dentro, abbiamo ancora una volta un assessore all'urbanistica del comune che ci è venuto a raccontare che ci sono 400.000 case da costruire per le nuove esigenze immobiliari. Ma dove? Ma dove? Poi all'improvviso qualcuno gli ha detto, dico guardi che nei dati che sta presentando ci stanno 234.000 case nuove invendute che stanno lì e lei sono state messe come seconde case. E quello ha fatto, ops Massimo, prendiamoci questo dato, lo mettiamo la prossima volta, dopodiché gli abbiamo fatto un culo come un tarallo. Allora a quel punto la cosa un po' incredibile ci ha detto no, perché il problema di Roma è che c'ha una bassa densità insediativa. Cosa? Quanti di noi abitano nei quartieri massacrati dove il traffico libera tutte queste polveri sottili che massacrano i polmoni dei nostri figli che attraversano Talenti, attraversano i quartieri intermedi? E poi a un certo punto se ne esce, no, perché adesso col piano regolatore di Veltroni, un piano regolatore che prevede dal 2008 al 2020 un'edificazione pari a un sesto dell'intera Germania, dell'intera Repubblica di Germania,
è destino che ormai un 30% della popolazione va a abitare lungo raccordo e non ci potrà essere la possibilità di dargli servizi, allora io vi lascio le conseguenze di tutto questo. Cosa? Tu ci lasci le conseguenze di tutto questo? Ci lasci le conseguenze di quartieri massacrati, di 234.000 quartieri nuovi invenduti e tu ce ne vuoi far costruire altri 400.000. Ma tu stai dando i dati che ci dicono che ci stanno tutti gli elementi per poter andare a una variante generale piano regolatore dicendo stop con altro cemento sui nostri quartieri massacrati. Trattato nord europeo sul commercio che è in corso di trattazione adesso nelle segrete stanze, non ci dicono niente. Allora un dato, la crisi è partita nel 2007, la crisi è partita nel 2007 perché ci sono arrivati questi finanziamenti incredibili di questa finanza che ha travolto la nostra vita. Il governo Monti aveva come ministro un certo Grilli, ministro dell'economia, ed è quello che ci ha servito il fiscal compact che era stato approvato da Berlusconi. Allora quando Grilli ha lasciato perché il governo Monti è caduto, qualcuno ha detto e adesso Mo Grilli andrà da JP Morgan? No, mi state calunniando. In vista di questo nuovo trattato, la settimana scorsa, senza più vergogna, Grilli è entrato dirigente per l'Europa di JP Morgan. Allora, ma non è finita qui, chiudo con una battuta, il Sud Europa, ma i soldi alle banche franco-tedesche alla Grecia, ma chi gliel'ha prestati? Ma per caso sono stati obbligati? Qualcuno è andato lì a dire che la Grecia doveva essere cementificata? Vi costringo, prendetevi questi soldi, sono stati dati liberamente, 270 miliardi solo alla Grecia, 750 miliardi al Sud Europa. L'Unione Europea e la Banca Centrale Europea si sono fatti carico dei debiti della Francia e la Germania verso il Sud Europa per 750 miliardi di dollari, di euro. Allora, quando c'era il sistema monetario, quando c'era il sistema monetario internazionale europeo e si faceva divieto agli stati di andare oltre il 10% di surplus, perché alla Germania è stato consentito di mettere un avanzo primario di 250 miliardi di euro che sta togliendo il futuro e l'economia ai nostri figli? Per questo il 25 votate, sapete bene come dovete votare. Andrea a disposizione, se qualcuno la vuole andare a chiedere una cosa la Corà può continuare, però ci hanno detto i carabinieri che ringraziamo perché ci sono, tra l'altro poi spesso non vengono le forze dell'ordine, ma non per colpa loro, molti sono impegnati a fare la scorta al pregiudicato Berlusconi. Vi dicevo, Andrea, e concludo, ha detto una cosa importantissima prima sulle case, perché la cementificazione? Perché i palazzinari finanziano i partiti, il gioco è facile, Falcone diceva seguite i soldi, bisogna seguire i soldi, i palazzinari finanziano i partiti e i partiti li restituiscono i favori con il cementificando la città. La stessa cosa funziona in Parlamento, io faccio sempre l'esempio, l'ho fatto l'altro giorno dall'Annunziata, Riva dell'Ilva ha finanziato contemporaneamente Bersani e Berlusconi in una campagna elettorale. Questa è la logica. Le grandi concessionarie delle slot machine, del gioco d'azzardo, finanziano contemporaneamente centrodestra e centrosinistra, così come le grandi lobby americane che finanziano i democratici e i repubblicani. È uguale. Vince chi vince, non importa, l'essenziale è che quando va al potere poi si ricorda di me. Vi ricordate Don Vito Corleone? Diceva che cosa vuoi Don Vito in cambio? Don Vito nulla, basta che non te lo scordi. E questo fanno questi pezzi grossi o anche il crimine organizzato in certe zone, regalano i voti e poi chiedono qualcosa in cambio, il politico si mette a disposizione o della mafia o di grandi imprenditori e quando sta in Parlamento si ricorda di restituire il favore, i favori sono condoni edilizi, condoni fiscali, sono cementificazioni, sono leggi speciali per l'Ilva, sono pacchetti a favore della mafia, perché il papello di Totò Riina mostrato durante la trattativa, poco a poco il centrodestra ma soprattutto il centrosinistra, io sono uno che lo sapete ha sempre votato a sinistra, votava pure il Partito Democratico, l'ha realizzato punto per punto il famoso papello studiamo
forza. Per quello diciamo fanculo ai soldi, per quello stiamo così attenti alla rendicontazione, alla restituzione. Martedì facciamo la restituzione, martedì restituiremo altri milioni di euro alle piccole e medie imprese tagliandoci i nostri stipendi, martedì. Poi vi diremo qua esattamente che giorno. E la Moretti ieri in televisione. Dobbiamo essere curiosi, uscire di casa come voi avete fatto, portare delle persone in piazza e non dirgli di votare il Movimento 5 Stelle, ma di informarsi, perché siamo convinti che la maggior parte dei critici, dei detrattori del movimento, di coloro che ci definiscono come stupratori o eversori, in realtà sono del Movimento 5 Stelle, ma ancora non lo sanno. Vinciamo noi. Grazie a tutti. Rimango qua io, però rimanete qua. Solo una cosa, Alessandro, e chiudiamo, abbiamo finito.